Ogni mattina Jolene visita la panetteria di Laura. Oggi è davanti al bancone, indecisa tra un cupcake, un croissant al cioccolato e un biscotto di pan di zenzero. Riesce a indovinare che cosa sceglierà? Probabilmente sceglierà il biscotto a forma di omino di pan di zenzero. Guarda la sua sciarpa adornata con omini di pan di zenzero. Deve aver voglia di un dolcetto a tema natalizio. La pasticceria di Laura sta fallendo, quindi lei vuole trovare dei soldi per salvare la sua attività. Ci sono 3 concorsi di pasticceria online con un premio di $50.000. Dai un'occhiata ai loro siti. 2 sono truffe per sottrarre dati alle persone. Riusciresti a capire quale è legittimo? Il sito web della competizione del cucchiaio d'oro è pieno di errori di ortografia come questi e manca la sezione delle informazioni di contatto, il che solleva alcuni sospetti. Il sito web della sfida dei grandi pasticceri richiede il codice fiscale e i dati bancari, il che è insolito per una competizione di pasticceria. La sfida tra mastri pasticceri, d'altra parte, ha le pagine dei vincitori precedenti, delle regole e delle informazioni di contatto, il che lo fa sembrare professionale e legittimo. Quindi dovrebbe candidarsi per quello. Laura riceve una lettera dalla giuria del concorso. Dice che la sua candidatura è stata accettata per passare alla seconda fase della selezione. Per completarla con successo deve risolvere questo indovinello. Delle pasticcerie spesso mi trovo in vetrina. Dorata e dolce, tutti ne vogliono una fettina. Ripiena di frutta o a volte di crema, indovina il mio nome, ne varrà la pena. Puoi aiutare, Laura? La risposta è crostata. Per la terza fase della competizione, i pasticceri selezionati sono stati invitati nel regno di Frostholm. Lì dovranno mostrare le loro abilità in pasticceria, preparando una torta di Natale per la famiglia reale che organizza la gara. Quindi Laura deve prenotare il suo biglietto aereo. Sai per quale data deve prenotarlo? Ricordi la lettera che ha ricevuto? Alla fine c'era scritto data della terza fase della competizione, 24 dicembre. Laura controlla il prezzo del biglietto aereo, ma è troppo caro. Tuttavia non nota un elemento che potrebbe aiutarla con l'acquisto. Riesce a individuare di che cosa si tratta? Guarda la barra informativa sul sito web della compagnia. C'è una notifica che dice «Clicca qui per rispondere al nostro indovinello e ottenere uno sconto». Una volta cliccato il link, questo enigma appare sullo schermo del suo computer. «Sono una guida senza voce, che ti dà accesso al mondo intero in tasca o in borsa. Cosa sono?» La risposta è una mappa. Laura vola nel regno di Frostholm, dove è accolta dal maggiordomo della famiglia reale. Lui la porta al palazzo dove i partecipanti verranno ospitati e le mostra 3 diverse camere. Quale dovrebbe scegliere? Vedi la telecamera nascosta dietro la TV nella prima stanza? Quella è da escludere. Per quanto riguarda la terza stanza, nota come l'aria condizionata è impostata su freddo anche se fuori sta nevicando. Meglio di no. Dovrebbe scegliere la seconda stanza. I dipendenti del palazzo hanno organizzato una visita guidata per i concorrenti per farli rilassare un po' prima del grande giorno. Durante il tour, tuttavia, Laura nota 3 cose strane tra le mura del palazzo. Dà un'occhiata nella sala del trono. Riesce a individuare che cosa c'è di strano?
Vedi i ritratti dei membri della famiglia reale qui sopra? Gli occhi del ritratto di questo defunto re si muovono. Cosa c'è di spaventoso qui in cucina? Dai un'occhiata al lampadario, è fatto di coltelli da cucina. Infine, riesci a vedere che cosa c'è di inquietante qui nella sala da ballo? Vedi il fantasma danzante che appare e scompare accanto alle scale? Che paura! Il giorno prima della competizione, Laura e gli altri concorrenti vengono presentati ai vincitori precedenti, nel caso abbiano bisogno di ispirazione e motivazione. Tre pasticcere presentano ai concorrenti le torte che le hanno fatte vincere. Laura nota subito che una di loro è uno zombie. Puoi dire chi? La seconda pasticcera è circondata da mosche, ma questo significa solo che è una persona disordinata, non uno zombie. Come ha fatto a vincere? La terza ha delle macchie verdi sulle guance, ma sono soltanto della glassa che ha usato per la torta. Quindi, la prima è uno zombie. Esamina i lecca-lecca con cui ha decorato la sua torta. Uno è un bulbo oculare. Finalmente è il grande giorno. Tutti i concorrenti devono preparare una torta e possono scegliere di quale tipo. Ci sono tre giudici e, mentre si presentano, dicono ai concorrenti quale tipo di torta preferiscono. Il giudice 1 esprime il suo amore per le torte al cioccolato. Il giudice 2 annuncia che la sua preferita è la torta ai frutti di bosco. E il giudice 3 dice di essere appassionato alle torte di noci pecan. Tuttavia, Laura può dire che uno di loro sta mentendo. Chi? Vedi le macchie di cioccolato e le briciole di torta sulla camicia del secondo giudice? Deve aver mangiato una fetta di torta al cioccolato prima di arrivare alla competizione. Quindi deve preferirla alle torte e ai frutti di bosco, nonostante abbia detto il contrario. È deciso! Laura preparerà una torta al cioccolato e userà la ricetta segreta di sua nonna. Infatti sua nonna ha scritto due ingredienti in codice in modo che nessuno potesse rubarle la ricetta. Diamo un'occhiata! Puoi capire quali sono? Sposta semplicemente indietro di una lettera dell'alfabeto ognuna di quelle senza senso e otterrai la risposta. La prima parola si decodifica in zucchero e la seconda in cacao. Il momento che tutti stavano aspettando è finalmente arrivato. Stanno per annunciare il vincitore! Ed è Laura! E tuttavia, prima che possa reclamare il premio, il giudice le presenta un'ultima sfida, un enigma per dimostrare la sua saggezza in pasticceria. In cucina sono un re. Non esiste pasticceria senza di me. Posso crescere ma mai cadere. E senza, grande la tua torta non può diventare. Cosa sono? Puoi aiutare Laura a vincere il premio finale? La risposta corretta è lievito. Prima di tornare a casa, Laura vuole esplorare il mercato di Natale del regno. Mentre è in fila per prendere una cioccolata calda, un ragazzo le si avvicina e si complimenta con lei per la vittoria. Lei capisce subito chi è. E tu? È il principe del regno di Frostholm. Torniamo un po' indietro a quando Laura stava visitando il palazzo. Il ritratto del principe è qui tra quelli della famiglia reale. È lì che lo ha già visto. Il principe dice di aver mangiato una fetta della torta al cioccolato di Laura e di averla amata così tanto da ricordargli le vacanze della sua infanzia. In cambio vuole che Laura prenda qualcosa dal mercato come suo regalo di ringraziamento, qualcosa che le ricordi i suoi giorni lì. Laura decide di scegliere una palla di neve dalla bancarella dei souvenir. Guarda queste tre. Quale dovrebbe scegliere?
La prima è crepata sul retro e sta perdendo liquido. Non sopporterebbe il viaggio di ritorno. E la ballerina all'interno della seconda palla lampeggia. Deve essere un oggetto maledetto. Quindi dovrebbe scegliere la terza palla di neve. Al gate di partenza dell'aeroporto, Laura viene fermata dalla sicurezza, perché lo scanner emette un segnale acustico ogni volta che lo attraversa. Che cosa potrebbe causarlo? È a causa della catenina del ciondolo che penzola dalla tasca della sua giacca, ma non è suo. Quando lo controlla per capire a chi appartiene, nota che il ciondolo a forma di cuore ha un messaggio del principe rivolto a lei all'interno. Spero di rivederti. Oh. 1. La signora Harrelson chiama la polizia dicendo che qualcuno si è introdotto in casa sua. Quando gli agenti arrivano, trovano la donna legata a una sedia. Racconta che un uomo con una maschera nera è entrato in casa e l'ha legata in modo che non potesse muoversi. Poi le ha rubato tutti i risparmi e se n'è andato. Gli agenti non le credono e l'arrestano per false dichiarazioni. Perché? Se la donna non poteva muoversi, come ha fatto a chiamare la polizia? 2. È il compleanno di Hazley. I suoi genitori le hanno fatto un regalo, ma dovrà cercarlo. Per aiutare la ragazza, le consegnano un biglietto che recita: dove deve cercare il regalo la ragazza? Sembra che la nota non abbia alcun senso, ma questo è solo perché le due metà di ogni parola sono scambiate. Se Hazley le posiziona nell'ordine corretto, otterrà delle istruzioni piuttosto chiare. Il tuo regalo è nascosto in cantina. 3. Sydney dice a sua madre che lei e la sua squadra di ginnastica parteciperanno a un campeggio sportivo nel fine settimana. La signora Stevenson conosce bene sua figlia e sospetta che sia una scusa. Sydney avrebbe invece passato il fine settimana con il suo ragazzo. Tuttavia la donna l'aiuta a fare i bagagli e la fa andare. Quando torna, si arrabbia con sua madre che ha dimenticato di mettere in valigia lo spazzolino. Allora la signora Stevenson si rende conto che aveva ragione e che Sydney non è stata al campeggio sportivo. Come l'ha capito? Quando ha impacchettato le cose di Sydney, ha messo lo spazzolino nella borsa per ginnastica. Se sua figlia fosse stata davvero al campeggio sportivo, avrebbe aperto la borsa e trovato lo spazzolino. Ma non l'ha fatto, cioè non ha mai usato quella borsa. 4. Guarda queste persone che stanno facendo la spesa. Una di loro ha rubato un'anguria. Puoi dire chi è? Deve essere questo ragazzo sulla destra. Ha in mano un pallone da calcio, ma sembra molto pesante. E poiché i palloni da calcio non pesano molto, deve essere un'anguria camuffata. 5. Mason parte per una spedizione in Antartide. Il suo capo, per verificare che sia veramente lì, gli chiede di inviare regolarmente delle foto. Mason le invia ogni giorno, ma una volta tornato, viene licenziato. Guarda meglio le immagini e cerca di capire cosa non è piaciuto al suo capo. Mason ha detto di dover andare in Antartide, ma in alcune foto si vedono delle palme. Non c'è da stupirsi che il capo abbia capito che le foto erano photoshoppate. 6. Un uomo anziano con grossi problemi alla vista vive con suo figlio Mark perché necessita di assistenza. Un giorno l'uomo riposa sulla poltrona mentre il figlio prepara la cena. Improvvisamente Mark sente un vetro infrangersi. Corre nella stanza e vede che la finestra è rotta. Chiede cos'è successo. Suo padre gli dice che un ragazzo con occhi e capelli scuri ha lanciato una pietra contro la finestra, frantumandola, ed è scappato. Mark non crede alla storia di suo padre. Perché? L'uomo ha una vista estremamente scarsa e non portava gli occhiali al momento dell'incidente. Non poteva vedere l'uomo, tantomeno il colore dei suoi capelli e dei suoi occhi. 7. Savannah parte per un viaggio d'affari con suo marito. Una sera la donna non si sente bene e improvvisamente sviene. Quando si risveglia, un paio d'ore dopo, non riesce a ricordare nulla.
Ci sono due uomini di fronte a lei ed entrambi sostengono di essere suo marito. La donna non riesce a ricordare quale dei due è il suo vero marito. Puoi aiutarla a capirlo? Entrambi hanno partecipato a una riunione d'affari. Ecco perché hanno abiti eleganti. L'uomo con la felpa non è vestito in maniera formale, quindi suo marito deve essere l'altro. 8. Anche questa ragazza, Susanna, non riesce a ricordare chi è suo marito. Puoi aiutarla? Deve essere questo ragazzo. Porta un anello, mentre l'altro non sembra essere sposato. 9. John e Catherine, i genitori di Eva, sono venuti all'ospedale a prendere l'adolescente. Riesci a identificare la persona in questione? È questa ragazza. John e Catherine sono i genitori di Eva. Eva è un nome femminile ed è l'unica ragazza nella stanza. 10. Esme sta facendo la sua solita passeggiata nel bosco. Verso sera si rende conto di essersi nuovamente persa. Vaga tra gli alberi finché non si trova davanti alla casa della strega. La ragazza accarezza il gatto, saluta la strega e chiede alla donna di indicarle la via di casa. La strega sta partecipando a un torneo di matematica riservato alle streghe di tutto il mondo. Vuole davvero vincere e dimostrare di essere la più intelligente. È però bloccata su un ultimo quesito. Promette a Esme che, se l'aiuterà a risolverlo, la lascerà andare. In caso contrario, Esme rimarrà con la strega per sempre. Ecco il compito: creare 3 quadrati identici spostando solo 3 fiammiferi. Devi solo spostare questi 3 fiammiferi. Funziona! Esme può finalmente tornare a casa. 11. Thor chiede ai suoi amici di indovinare il codice a 3 cifre del suo portatile. Ognuno fa un tentativo. Scelgono i numeri 357, 902, 907, 954. Anche se nessuno ha indovinato, ogni persona ha comunque indicato una cifra corretta nel posto giusto. Riesci a capire il codice di Thor? Poiché ognuno ha indovinato una cifra, la prima cifra non può essere 9. In questo caso, 3 persone avrebbero indovinato la prima cifra e mancherebbero abbastanza persone per indovinare la terza. L'unica altra opzione per la prima cifra è il 3, il che significa che la seconda cifra non può essere 5 e la terza non può essere 7. Poiché la seconda non può essere 5, allora è 0. 2 persone l'hanno indovinata. La terza cifra è 4. Se fosse 2, vorrebbe dire che qualcuno ha indovinato 2 cifre, 0 e 2. Ma non è così. Quindi il codice di Thor è 304. 12. Gli studenti sono stati divisi in 2 squadre e ciascuna ha un compito. Adele, Medea e Paolo sono nella squadra gialla. Elsa, Emma e Lara sono nella squadra viola. Seguendo la stessa logica, a quale gruppo appartiene Luce? Nella squadra gialla ci sono studenti i cui nomi hanno 3 sillabe. Nella squadra viola ci sono studenti i cui nomi sono composti da 2 sillabe. Il nome di Luce ha 2 sillabe, quindi appartiene alla squadra viola. 13. Atlas è rimasto intrappolato nella soffitta di una vecchia casa. Ci sono solo 3 vie d'uscita, tutte pericolose. Dietro la prima porta, il tetto e il pavimento sono un'enorme lente di ingrandimento. Il sole brucierebbe chiunque entri. Dietro la seconda porta c'è una stanza piena di gas velenoso e la terza porta nasconde un leone affamato. In che modo Atlas può scappare? Dovrebbe aspettare che sia notte. Dopo il tramonto il ragazzo potrà passare attraverso la prima porta. 14. Dai un'occhiata a Iris e ai suoi amici, Max, Ginny, Josh e Ren. Chi è il suo compagno? Deve essere Josh. Guarda, hanno tatuaggi uguali. 15. Guidando la sua auto in una sera piovosa, Dillon nota 3 persone alla fermata dell'autobus. Un'anziana signora che non si sente bene,
un dottore che ha salvato molte vite e Selena, la ragazza per cui Dillon ha una cotta. Purtroppo c'è posto solo per un'altra persona in macchina. Cosa dovrebbe fare Dillon? Dovrebbe dare la macchina al dottore, che porterebbe l'anziana signora in ospedale. In questo modo potrà rimanere alla fermata dell'autobus con la ragazza dei suoi sogni. 16. Charlie, Andy, Taylor e Alex sono tutti imparentati tra loro, ma uno di loro è di sesso opposto agli altri tre. Ecco cosa sai. 1. Alex è il fratello di Charlie o l'unica figlia di Charlie. 2. La sorella di Alex è Andy o Taylor. 3. L'unico figlio di Taylor è Charlie o Andy. Puoi dire chi è di sesso opposto agli altri tre? Se Alex è l'unica figlia di Charlie, allora non ha una sorella. Significa che Alex è il fratello di Charlie. Se la sorella di Alex è Andy, allora Andy è una ragazza. E, secondo l'indizio 3, Charlie è l'unico figlio di Taylor. Ma Alex è il fratello di Charlie. È una contraddizione. Significa che la sorella di Alex è Taylor, quindi Taylor è una ragazza. Charlie, Alex e Taylor sono fratelli, e Andy è il figlio di Taylor. 17. Keenan sta guardando la TV quando arriva un detective con un mandato di perquisizione. Il detective dice che c'è stata una rapina alla banca e che Keenan è sospettato. L'uomo risponde che quel giorno non è uscito di casa, non aveva fatto nulla. La polizia non ha trovato i soldi, ma l'ha comunque arrestato. Perché? Keenan dice di non essere uscito di casa, ma dai un'occhiata al calendario e allo scontrino del negozio di alimentari. Le date sono le stesse, significa che Keenan ha fatto la spesa e ha mentito sul fatto di non essere uscito di casa. Una giovane donna si è trasferita in un'altra città per cercare lavoro. Ha promesso alla madre che sarebbe andata a trovarla, ma passano 4 mesi e non è ancora tornata a casa. Alla madre mancava molto. Un giorno in pieno inverno la madre ha gridato: «Sole, finalmente! Com'è possibile?» Sole è il nome della figlia. Era andata finalmente a trovare la sua famiglia. Di solito succede se non lo paghi. Togli le prime 2 lettere e molti lo temono. Togli un'altra lettera ed è un gesto. Che cos'è? È lo sfratto, che può trasformarsi in ratto e atto. Guarda questa immagine e cerca di capire cosa c'è che non va. Come mai ha messo un paio di stivali sul tavolo e una sega in frigo? Che mi dici di questa immagine? Qualcosa ti sembra strano? C'è un pupazzo di neve nel forno e del pesce nel tostapane. Dennis, Maria e Julie erano a una festa e hanno deciso di fare un gioco. C'erano 5 cappelli, 2 rossi e 3 gialli. Gli amici hanno chiuso gli occhi, preso dei cappelli a caso e se li sono messi in testa. Poi hanno aperto gli occhi e si sono guardati. Ognuno di loro doveva capire di che colore era il cappello che aveva in testa. Dennis e Julie hanno detto che non lo sapevano, ma Maria ha detto che conosceva il colore del suo cappello. Di che colore era? Era giallo. Maria ha visto che Dennis e Julie indossavano dei cappelli rossi e sapeva che ce n'erano solo 2 di questo colore. Non puoi condividerla finché non la crei. Che cos'è? È una foto. Vedi una combinazione di lettere UDTQCSS. Quali dovrebbero essere le prossime 3 lettere? Dovrebbero essere OND. Sono le prime lettere dei nomi dei numeri da 1 a 10.
Michael stava camminando per strada quando una busta sigillata è atterrata vicino ai suoi piedi. Il ragazzo l'ha raccolta. Dentro c'erano una chiave e un biglietto. Diceva: "Aiuto, 323. Michael è entrato nell'ufficio. Ben presto ha trovato il numero civico 323 e ha usato la chiave per aprire la porta. Ha trovato un uomo vicino a una finestra aperta. Era imbavagliato e legato a una sedia. Una volta liberato, l'uomo ha detto: "Due uomini hanno fatto irruzione nel mio ufficio. Mi hanno legato e hanno preso tutti i soldi dalla cassaforte. Per fortuna avevo le mani libere. Sono riuscito a scrivere questo biglietto e a gettarlo con la chiave fuori dalla finestra." Michael non gli ha creduto e ha chiamato la polizia. Come mai? La busta era sigillata. Come ha fatto se era imbavagliato? Cos'è che puoi prendere ma non gettare e nessuno lo vede? Che cos'è? È il raffreddore. Due squadre stavano giocando a calcio. Ciascuna delle squadre ha segnato due gol. Eppure non hanno pareggiato. Una squadra ha vinto e l'altra ha perso. Come mai? Una delle squadre ha segnato un autogol. Un giovane ma popolare blogger, Eric, ha scritto il suo primo libro. È stato un enorme successo. Il ragazzo si stava preparando per autografare il libro. Era molto nervoso e ha voluto calmarsi in un angolo tranquillo. Ma alle 18, quando doveva iniziare, Eric non si vedeva da nessuna parte. Dopo 10 minuti, una guardia giurata lo ha trovato disteso sul pavimento del bagno. Qualcuno lo aveva colpito in testa. La polizia aveva 3 sospettati. Angela, il suo agente, ha detto che stava risolvendo alcuni problemi organizzativi. Frank, uno dei suoi fan, ha detto di amare i suoi libri da molti anni. Non gli avrebbe mai fatto del male. E Patrick, la guardia giurata, ha detto che stava facendo il suo lavoro, tenendo i fan lontani dall'ingresso. Chi ha colpito Eric? È stato Frank. Eric ha scritto un solo libro. Frank non poteva essere un suo fan da molti anni. Guarda questi tipi. Chi è il finto pompiere? È il ragazzo a destra. Non indossa il casco e non ha una borsa speciale. Inoltre, i suoi pantaloni non fanno parte dell'uniforme. Hai 3 tazze vuote e 10 zollette di zucchero. Devi mettere i cubetti di zucchero nelle tazze, in modo che ognuna contenga un numero dispari di cubetti. Metti 3 zollette di zucchero nella prima tazza e 3 cubetti nella seconda. Dopodiché metti i 4 cubetti che rimangono e la seconda tazza nella tazza numero 3. Ora la prima tazza ha 3 zollette di zucchero e anche la seconda ha 3 zollette. Per quanto riguarda la terza, ha 7 zollette di zucchero, 4 sue e 3 della seconda tazza. Due coinquiline, Debra e Rachel, stavano tornando a casa dopo aver fatto shopping. Debra continuava a lamentarsi di quanto fossero pesanti le sue buste. Allora Rachel ha detto: "Non capisco perché sei arrabbiata. Se mi dessi una delle 3 buste ne avrei il doppio di te e se te ne dessi una delle mie avremmo lo stesso numero." Quante buste hanno le ragazze? Rachel ha 7 buste, mentre Debra ne ha solo 5. L'assistente del detective Black, Josh, era in ritardo al lavoro. Quando è arrivato, ha raccontato al capo la seguente storia. "Stavo guidando lungo l'autostrada quando ho visto un uomo privo di sensi disteso sul lato sinistro della strada. L'ho preso in braccio e l'ho portato all'ospedale. Alla fine è tornato in sé. Mi ha detto che era stato buttato fuori da un veicolo in movimento. La borsa con tutti i soldi e documenti erano all'interno. Ma il detective Black ha detto che l'uomo stava mentendo. Come ha fatto a capirlo?" Se l'uomo fosse stato davvero spinto fuori dall'auto, starebbe sul lato destro della strada, non su quello sinistro.
Kenneth stava morendo di fame. Ha trovato un locale che serviva hamburger e ne ha comprato uno. Dopo che il cameriere gli ha portato l'ordine, Kenneth è andato in bagno per lavarsi le mani e quando è tornato, l'hamburger era sparito. Il ragazzo si è guardato intorno e ha capito chi lo aveva preso. Tu riesci a capirlo? È la giovane donna con il cane che sta annusando per aria. Se avesse preso solo il caffè, che è quello che fa finta di bere, il cane non sarebbe così interessato a lei. Mary stava passeggiando nel parco quando ha visto un cane affamato. La donna ha deciso di condividere la sua merenda con l'animale. Purtroppo però c'era un ruscello tra lei e il cane. Si è accovacciata per attirare l'attenzione del cane e gli ha mostrato il cibo. L'animale si è subito messo accanto a lei. Non c'era alcun ponte sul ruscello e il cane non è bagnato. Com'è possibile? È successo in inverno e il ruscello era ghiacciato. Un ricco imprenditore è scomparso dal suo ufficio e l'unica cosa che ha lasciato era un biglietto con i numeri 11, 4, 11, 12 e 10 e un calendario. La polizia aveva 5 sospettati: James, Kevin, Carol, Nando e Laura. Chissà qualcosa della scomparsa dell'uomo. È Nando. I numeri indicano i mesi dell'anno e i primi numeri di questi compongono il nome del colpevole, Nando. Matthew ha comprato un nuovo smartphone e una custodia. Li ha pagati 310 euro. Il dispositivo costa 300 euro in più rispetto alla custodia. Quanto ha pagato Matthew per il telefono? L'ha pagato 305 euro. Tony ha organizzato una festa. 3 ore dopo, diversi ospiti si sono avvicinati al ragazzo. Hanno chiesto dove potevano caricare i loro telefoni. Purtroppo c'era una sola presa, così Tony ha cercato diverse ciabatte. Aiutalo a capire quanti telefoni può caricare. Tony può caricare 8 telefoni. Guarda, una ciabatta ha il cavo tagliato. La ciabatta con una sola presa è del tutto inutile. Una delle ciabatte non ha alcun cavo, un'altra non ha il foro per mettere la spina. Inoltre, una presa su ciascuna delle due ciabatte sarà occupata dalle spine delle altre. Un ricco uomo d'affari ha chiamato la polizia. Quando quella mattina è arrivato in ufficio, si è ricordato di aver lasciato dei documenti importanti nella sua cassaforte a casa. Così ha mandato il suo segretario John a prenderli. Ma il ragazzo ha chiamato mezz'ora dopo dicendo che la cassaforte era aperta. I documenti erano ancora lì, ma i soldi erano spariti. La polizia ha esaminato l'ufficio in casa dell'uomo. Hanno cercato delle impronte, ma non hanno trovato niente. Il detective aveva 3 sospettati. Il segretario, il nipote dell'uomo, Mark, e la governante. Il segretario ha detto che aveva chiamato il capo non appena aveva visto la cassaforte. Mark ha detto: «Ho aperto la porta a John, poi sono andato nella mia camera e ho saputo dell'incidente solo dopo che John mi ha chiamato». La governante ha detto alla polizia che era stata impegnata con le faccende ed era stata nell'ufficio la sera prima. Chi ha preso i soldi? È stato il segretario. Non c'erano impronte nella stanza, ma John era lì e ha sicuramente toccato qualcosa. Se non era lui il colpevole, non avrebbe cancellato le impronte digitali. Riesci a trovare il dinosauro diverso? Esatto, è questo. Esme stava facendo la sua normale passeggiata nella foresta quando si è persa. Dopo aver vagato per un po', ha trovato la casa della strega. È entrata, ha accarezzato il gatto e ha chiesto alla strega di rimandarla a casa. La strega aveva una domanda per lei e se Esme avesse risposto correttamente, sarebbe stata libera di tornare a casa. In caso contrario, Esme sarebbe dovuta restare con la strega e il gatto. La mia bisnonna è nata nel 10 avanti Cristo. Quanti anni ha compiuto nel 100 dopo Cristo?
compiuto 109 anni perché l'anno zero non esiste. C'era uno avanti Cristo e poi uno dopo Cristo. Dai un'occhiata alla foto e prova a trovare i denti. Eccoli! Riesci a trovare l'emoji strana? È proprio qui. Ok, un altro per te. Quale emoji è diversa? Ecco qui. Spero che tu l'abbia indovinata. Riesci a trovare quella strana questa volta? Eccola qui. Un gruppo di studenti stava seguendo una lezione di storia. Hanno usato una macchina del tempo per osservare diversi periodi nella storia. Quando l'insegnante è uscito per un minuto, gli studenti hanno usato la macchina del tempo e sono stati portati in periodi storici diversi. Dai un'occhiata alle immagini e prova a trovare i nostri viaggiatori del tempo. Riesci a vedere uno studente? Guarda, questo ragazzo si sta facendo un selfie. Ok, la prossima. Cosa mi dici? Guarda questa ragazza. Indossa delle scarpe da ginnastica. Non esistevano nell'antico Egitto. E in questa immagine riesci a trovare lo studente? Guarda, questo qui sta bevendo una bibita gassata. Infine la quarta. Riesci a trovare un viaggiatore del tempo? Questa ragazza ha i capelli rosa. Ora, dai un'occhiata a questa immagine e cerca di capire cosa c'è che non va. Guarda l'alfabeto sulla parete dell'aula. L'ordine delle lettere non è corretto. E ed F sono state invertite. Cosa puoi dirmi di questa immagine? Sì, i grattacieli non appartengono a questo periodo. La signora Mitchell è caduta dal terzo piano della sua villa. Atlas stava passando e ha visto tutto. Così ha chiamato immediatamente la polizia e un'ambulanza ed è rimasta con la donna per assicurarsi che stesse bene. La ragazza ha detto di aver visto la signora Mitchell mentre stava lavando i vetri, quindi probabilmente è stato un incidente, ma il detective Callum non le ha creduto e ha detto che qualcuno l'aveva spinta fuori. Ma perché? La finestra da cui è caduta è chiusa. Se fosse stato un incidente, la finestra sarebbe rimasta aperta, ma qualcuno l'ha chiusa. Una notte qualcuno ha derubato una sala giochi. C'erano tre sospettati: Ginny, Cyrus e Charles. Ginny ha detto che era stata alla sala giochi quel giorno, ma che era innocente. Cyrus ha detto che quel giorno aveva un appuntamento. Ha guardato l'orologio sulla parete e ha lasciato la sala giochi quando erano le 18:30. Charles ha detto che era stato impegnato a giocare e non aveva visto o notato nulla. Chi sta mentendo? Cyrus, ecco la stanza di cui stava parlando. Si vede chiaramente che non c'è alcun orologio sul muro. Ecco un'altra, fai attenzione. Guarda, la ragazza non si riflette nello specchio. Strano. Cosa c'è che non va qui? Il calendario afferma che ad agosto ci sono solo 30 giorni. Dov'è il 31? Cosa mi dici di questa?
È mattina, ma ci sono le stelle nel cielo, ma non dovrebbero essere visibili durante il giorno. Everly ha avuto un incidente d'auto e ha perso la memoria. Due ragazzi, Toby e Dustin, sono venuti per portarla a casa dall'ospedale. Ognuno di loro le dice di essere il suo ragazzo. Riesci a dirmi chi è il vero fidanzato? Probabilmente è Dustin, ha il nome di Everly tatuato sul braccio. Lyra si è svegliata in una prigione e non riusciva più a ricordare cosa fosse successo. La ragazza ha visto una porta, ma una volta che si è avvicinata, le pareti hanno cominciato a muoversi. Lyra poteva uscire, ma doveva digitare le 6 cifre rimanenti del codice. Riesci a dirmi qual è il passcode? La combinazione è solo un insieme di numeri a 2 cifre, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Quindi le altre 6 cifre sono 1, 6, 1, 7, 1, 8, che fanno i restanti 16, 17 e 18. Nella prima fila ci sono lettere L, T, V e X. Nella seconda fila ci sono le lettere A, F, H, K, N e Z. Seguendo questa logica, quali 3 lettere dovrebbero esserci nella terza riga? Le lettere nella prima riga richiedono tutte 2 linee per essere scritte e sono in ordine alfabetico. Nella seconda riga sono sempre in ordine alfabetico e sono costituite da 3 linee. Quindi nella terza riga dovrebbero esserci lettere che richiedono 4 righe. E dovrebbero essere anche in ordine alfabetico, che significa che queste 3 lettere sono E, M e W. America, Australia, Africa e Asia. Puoi dire cosa c'è di simile nei nomi di questi continenti? Tutti iniziano con la stessa lettera con cui finiscono. Ada e Celeste stanno andando al lavoro in macchina e sono in ritardo. Chi sta facendo qualcosa di sbagliato? Ada non indossa la cintura di sicurezza. Leo e Liberty si devono vedere per la prima volta dopo che Liberty è stata un mese a Londra. La donna sta andando al ristorante e Leo è già arrivato e la sta aspettando. Chi sta facendo qualcosa di sbagliato? Liberty sta guidando sul lato sinistro della strada. Ehi, non sei più a Londra! Georgia sta accompagnando la figlia a scuola e Palmer sta portando il figlio dal dottore. Chi sta facendo qualcosa di sbagliato? Georgia, c'è un gatto che si aggira nell'auto. L'animale potrebbe spaventarsi e potrebbe graffiare il guidatore o nascondersi sotto i pedali, causando un incidente. Eleanor e Fleur sono tornati a casa dopo aver passato la notte dai loro amici a studiare per un test. Riesci a dirmi chi non stava studiando ma era una festa? Direi che è Fleur. Indossa un bel vestito, dei tacchi alti ed è anche truccata. Una squadra di calcio ha giocato 6 partite nella stagione. Ne hanno vinte 2, hanno pareggiato in 2 e ne hanno perse 2. In totale hanno subito 2 gol e ne hanno segnati 3. Quali sono i risultati di tutte e 6 le partite? Ogni volta che hanno perso devono aver subito almeno un gol. Hanno perso 2 partite e subito 2 gol, il che significa che hanno subito un gol in ogni partita. Il punteggio quindi doveva essere di 0-1 e questi erano i gol subiti, mentre il punteggio delle 2 partite terminate in parità dovrebbe essere 0-0. Ora ci restano solo 3 gol e 2 partite vincenti.
Quindi in una partita devono aver vinto con il punteggio di 1-0 e in un'altra con il punteggio di 2-0. Neo lavora all'aeroporto. Il suo compito è controllare le carte d'identità e non far entrare persone sospette. Dai un'occhiata a queste tre carte d'identità e cerca di capire quale persona ne ha una falsa. Il secondo ID sembra sospetto. Il mese e il giorno di nascita sono invertiti, quindi farei più attenzione ai suoi documenti. Una sera, nel Museo di Storia Naturale, le luci si sono spente per 3 minuti. Quando il problema è stato risolto, lo staff del museo ha scoperto che era stato rubato un fossile di dinosauro molto costoso. Il miglior detective della città è andato a indagare sul caso, aveva 3 sospettati, e ha chiesto a ognuno di loro cosa stesse facendo quando le luci si sono spente. Ashley ha detto che era stata in bagno, Ben ha detto che era stato in un'altra stanza a guardare alcuni dipinti. Evan ha detto che era stato nella stanza con il fossile, ma non ha visto nulla perché era buio. Chi sta mentendo? Ben, è il Museo di Storia Naturale e non ci sono dipinti. In una piccola città, qualcuno ha rubato una porzione di alette di pollo da un fast food. C'erano 3 sospettati. Erano tutti clienti che erano stati al negozio quella mattina. Il detective è andato a trovare tutti loro e ha chiesto loro se sapessero qualcosa dell'incidente. Il signor Gibbs ha detto che andava di fretta quella mattina. Doveva essere a casa in orario per una chiamata di lavoro. La signora Connor ha detto che la sua famiglia era vegetariana, quindi non era interessata al pollo. Hayley, una studentessa universitaria, ha detto che aveva preso un succo d'arancia e un panino e se n'era andata. Riesci a dirmi chi sta mentendo? È la signora Connor. Ha detto che la sua famiglia è vegetariana, ma dai un'occhiata alla stanza alle sue spalle. C'è del pollo appena cucinato sul tavolo. Sierra e Fred amano gli sport estremi. Sierra sta per saltare col paracadute e Fred sta per saltare nel lago da una scogliera. Chi è in pericolo? Fred, ci sono delle rocce sotto. Eva ha 3 sorelle e sono tutte madri. Eva ha una figlia. Eliza ha 2 nipoti maschi e 3 nipoti femmine. Chloe ha 1 nipote maschio e 3 nipoti femmine. Ava ha 1 nipote maschio e 5 nipoti femmine. Quanti nipoti in tutto ha Eva? Eva non ha maschi, il che significa che tutti i maschi sono distribuiti tra le sorelle. Chloe e Ava hanno 1 solo nipote maschio ciascuna, mentre Eliza ne ha 2. Significa che Eliza non ha figli maschi. Chloe ne ha 1 e Ava ne ha 1. Pertanto Eva ha 2 nipoti maschi. Chloe ha 3 nipoti femmine e Ava 5. Entrambe hanno Eliza ed Eva come sorelle. Quindi la differenza tra loro deve essere dovuta a Chloe, che ha 2 figlie. Eliza ha 3 nipoti femmine. 2 di loro sono le figlie di Chloe e 1 è di Eva. Significa che Ava non ha figlie, ma Ava ha 5 nipoti femmine. 1 di loro è la figlia di Eva e 2 sono le figlie di Chloe. Allora Eliza deve avere 2 figlie. Quindi Eva ha 2 nipoti maschi e 4 nipoti femmine. 1. Annika ha ricevuto una lettera in cui qualcuno le chiedeva di uscire. Una cosa molto dolce, ma non c'era la firma, quindi non sa chi è stato. Tra questi 3 ragazzi, che andavano tutti a scuola con lei, chi può averle chiesto di uscire? Guarda il segno alla fine della lettera. È uguale al tatuaggio di questo ragazzo. Beh, scommetto che è stato lui a scrivere la lettera. 2. Un ufficio è stato derubato e la polizia è arrivata sul posto per indagare. Sono stati rubati dei soldi da un cassetto, ma non c'era traccia di scasso, la serratura era a posto e le finestre erano tutte chiuse. Guardati intorno e cerca di indovinare com'è entrato il rapinatore. Guarda la grata della ventilazione, è leggermente aperta.
Il rapinatore deve essere passato di lì per entrare in ufficio e uscire. 3. Un agente di polizia sta inseguendo un rapinatore in giro per la città. All'improvviso il rapinatore entra in un ospedale e scompare. Quando l'ufficiale di polizia rientra nell'edificio, trova 3 dipendenti. Uno di loro è il rapinatore, che si è travestito da medico. Riesci a capire chi? È l'uomo al centro. Guarda il suo badge. C'è la foto di una donna sopra. Deve essersi messo le prime cose che gli sono capitate a tiro. 4. Alla luce del giorno è stato imbrattato il muro di un museo e la polizia, un'ora dopo l'accaduto, inizia a cercare il colpevole. Girando per le strade, identificano 3 sospetti. Adam ha affermato che era al lavoro ed era appena tornato. Carter ha detto che era impegnato a dipingere la recinzione del suo giardino, mentre Blake ha detto che stava portando a spasso il suo cane e non sapeva nulla dell'accaduto. Chi è il colpevole? È Carter. È vero che ha della vernice sulle mani, quindi l'alibi tiene, dato che ha detto che stava dipingendo la recinzione di casa. Però la vernice della recinzione è rossa, mentre quella sulle sue mani è blu, proprio come quella sulle mura del museo. 5. La prof. Roberts, insegnante di matematica, torna in classe dopo essere stata nell'ufficio del preside e beve un sorso di caffè. Lo ha dovuto sputare subito perché, invece del caffè, dentro c'era dell'inchiostro blu. Riesci a capire quale studente le ha fatto uno scherzo? È lui! Guarda, delle macchie d'inchiostro sulla mano! 6. La signora Taylor lavora in un comitato di selezione di una grande organizzazione specializzata in sviluppo sostenibile. C'è una posizione aperta per un ricercatore e sta esaminando i candidati. Molti di loro sono fake, inviati da persone non qualificate o generati da robot. Il suo compito è filtrare le candidature reali e ha bisogno del tuo aiuto. Cominciamo da questa. Che ne dici? È una candidatura vera? No, non lo è. Questa ragazza è nata nel 2003, quindi ha 19 anni. È troppo giovane per avere un dottorato di ricerca. Sta mentendo. 7. Ok, eccone un'altra. Che dici? Questa sembra un'altra candidatura fake. Guarda la data di compleanno. Nel 91 non c'era il 29 febbraio. Questa applicazione deve essere stata generata da un robot. 8. Ok, ecco il prossimo candidato per te. Che dici? Questa ragazza sembra ok, io la prenderei in considerazione. 9. Ecco un altro candidato. Che ne dici? Lui mi sembra ok. 10. Il prossimo è questo candidato. Vedi qualcosa di sospetto o va tutto bene? Ovviamente no. Guarda la foto, è un gatto. Non si mettono queste foto sul curriculum vitae. Deve essere un fake generato dal computer. 11. Ok, un ultimo candidato da valutare. Lo accettiamo o no? Scritto che viene da Narnia. Narnia è un luogo immaginario, non esiste nella vita reale. Quindi anche questo curriculum deve essere falso. 12. Una donna ha chiamato la polizia e ha riferito di essere stata derubata. Ha detto che era nel bagno di un ristorante a sistemarsi il trucco quando qualcuno l'ha attaccata da dietro. Non è riuscita a capire chi fosse e a vedere che aspetto avesse. La polizia non le ha creduto. Perché? La donna si stava sistemando il trucco, quindi si stava guardando allo specchio. Se qualcuno avesse cercato di avvicinarsi a lei da dietro, lo avrebbe sicuramente visto. Quindi ha mentito e si è inventata tutto. 13.
La signora Cook è andata in vacanza con le sue tre figlie, Kaya, Ruby ed Emma. Erano tutte e tre in spiaggia quando la signora Cook è dovuta partire per risolvere delle questioni lavorative. Le figlie sono rimaste lì, ma la madre gli ha vietato di entrare in acqua in sua assenza. Quindi avrebbero potuto solo leggere o costruire castelli di sabbia. Quando la signora Cook è tornata, ha capito subito che una delle figlie non l'ha ascoltata. Quale? Kaya, guarda i suoi capelli, sono bagnati. È lei che si è fatta il bagno. 14. C'è stata una rapina in un quartiere. Qualcuno ha rubato dei semi di fiori rari e bellissimi dalla signora Patterson, che si era portata dall'estero. La polizia ha interrogato vari vicini. Il signor Clark ha detto: «Io non lavoro per niente al mio giardino». La signora Moore ha detto: «La signora Patterson mi ha mostrato questi semi e me ne ha dati un paio, ma io non ruberei mai niente». Il signor Campbell ha detto: «Io mi faccio gli affari miei». Chi ha rubato i semi? È stato il signor Clark. Ha affermato di non prendersi cura del suo giardino, eppure sembra troppo bello per essere un giardino abbandonato a se stesso. 15. In un universo parallelo è consentito solo divertirsi e mangiare caramelle. Nessuno legge e non si studia mai. La signora Rossi torna a casa dopo una lunga e divertente giornata in un club e chiede alle sue figlie cosa stanno facendo. Anna risponde che ha guardato la TV tutto il giorno. Livia dice di aver passato la giornata in un parco acquatico. Ho trascorso la giornata al parco acquatico. Eva, invece, dice di aver fatto una gara a chi mangia più caramelle con le sue amiche. Eppure la signora Rossi ha capito che una delle sue figlie ha mentito e che ha passato tutto il giorno a studiare. Chi delle tre? Anna. Guarda, la TV è spenta, ma nel letto c'è un libro. Sicuramente stava leggendo. 16. Nel fine settimana, Kira e le sue amiche avrebbero dovuto festeggiare online il compleanno di un loro amico, ma Kira non ne aveva voglia e non si è presentata. Lunedì a scuola ha detto di non aver avuto elettricità e connessione per tutto il giorno, quindi aveva passato la giornata davanti al computer a scrivere la sua tesina. I suoi amici non le hanno creduto. Perché? Se è vero che non c'era elettricità, allora non avrebbe potuto lavorare al computer, perché non si sarebbe acceso. 17. Continuiamo a vedere quanto sei attento. Ecco altri esercizi per allenarti. Ora ti mostro due appartamenti e tu devi capire quale dei due è stato derubato. Pronto per iniziare? Ecco i primi due. Che dici? Questo appartamento ha una finestra rotta, quindi ovviamente è questo. 18. Ok, fantastico, ora il prossimo. Due appartamenti di due persone diverse. Quale è stato derubato? Qui c'è troppo disordine, devono essere passati i ladri. 19. Un altro paio di appartamenti, riesci a capire in quale hanno fatto irruzione? Ci sono macchie di sporco sul pavimento, qualcuno ci è venuto con gli stivali, quindi direi che è questo l'appartamento derubato. 20. Va bene, continueremo a guardare gli appartamenti, ma ora il tuo compito è indovinare chi pensi ci viva e che lavoro faccia. Cominciamo con calma. Che mi dici di questo appartamento? Quadri, pennelli. Appartiene sicuramente a un artista. 21. Che mi dici di questo? Hai qualche idea? Sacco, guantoni da box, manubri e altri attrezzi sportivi. Qui ci vive un pugile, sì. 22. Dai un'occhiata da vicino, che ne pensi?
Una scrivania enorme, tanti monitor e tastiere, un microfono, una cuffia, poster di videogiochi. Scommetto che è una stanza di un gamer o di uno streamer. 23. Che dire di questa stanza bella e pulita? Vedi qualche indizio che potrebbe farti scoprire chi vive qui? 24. C'è la sbarra e ci sono anche dei tutù nell'armadio. È la stanza di una ballerina. 24. E ora ti farò vedere delle foto e dovrai trovare cosa c'è di sbagliato o di strano. Ecco la prima. Che dici? Sulla superficie della Luna ci sono delle persone che però non indossano la tuta spaziale. 25. Un'altra immagine dallo spazio. Vedi errori? Guarda più da vicino, non è la Luna, è Saturno. 26. Che mi dici di questa foto? Vedi? James arriva in un bellissimo hotel infestato dai fantasmi in montagna. Incontra tre persone nella hall: Gemma, Mike e Peter. Ognuno di loro dice di essere il manager dell'hotel. Puoi aiutare James a capire chi è il vero manager? Dai un'occhiata a Gemma, al badge con la foto di Mike e, in base al badge, Mike è un addetto alle pulizie. Peter invece ha in mano un passaporto con la foto di Gemma, perciò lei è probabilmente un ospite. Quindi Peter è il vero manager dell'hotel. Peter dà a James la chiave e gli dice: «È il nostro attico, la stanza è tua se riesci a trovare il buco della serratura che corrisponde a questa chiave». Riesce ad aiutare James a svolgere questo compito? Il buco della serratura giusto è il terzo. James può scegliere fra tre ascensori per salire nella sua stanza, ma solo uno di essi è sicuro. Quale suggerisci? C'è un fantasma nascosto nello specchio del primo ascensore e il terzo non ha un pavimento, quindi quello da scegliere è il secondo. James sta camminando nel corridoio e nota tre strani particolari. Li vedi anche tu? Le porte non sono per niente in ordine di numero. Il quadro sul muro si muove e c'è un serpente nascosto dietro questa pianta. James entra nell'attico, ma immediatamente fugge via urlando. Perché? Delle mani invisibili stanno suonando il piano. James chiede a Peter di dargli un'altra stanza. Peter gli propone tre opzioni. Quale deve scegliere James? Nella seconda stanza ci sono ragni tra le lenzuola. Nella terza stanza c'è un lupo mannaro nascosto sotto il letto. Quindi la prima stanza è la migliore. James disfa la valigia e finalmente fa una doccia. Poi ritorna nella stanza e scopre di essere stato derubato. Riesce a capire cosa è stato esattamente rubato? Una scatola di fiammiferi, dei lacci per scarpe e un libro. James è sconvolto perché tiene tutti i suoi soldi nel libro rubato. Chiama la polizia ma non c'è linea. Allora decide di andare in macchina ma rimane bloccato nel traffico. Riesce a capire quale auto deve muoversi per prima? La terza macchina si deve muovere per prima in retromarcia. Alla fine James riesce ad arrivare alla stazione di polizia. Vede due donne dietro le sbarre.
Una di loro è la moglie della guardia. Riesci a capire quale? La seconda. Hanno dei ciondoli simili. Il detective Green ascolta la storia di James e si reca all'hotel. Trova tre sospetti e fa loro un'unica domanda. Siete entrati nella stanza di James dopo di lui? Mike risponde: no, ho pulito quella stanza la mattina presto e non ci sono più entrato. Maya dice: sto nella stanza accanto e ho sentito James cantare nella doccia, ma non sono entrata nella sua stanza. E Peter risponde: no signore, sono stato nella hall tutto il tempo, non rischierei mai il mio lavoro per rubare un libro. Riesci a individuare il ladro? Peter, il detective Green non ha mai detto cosa è stato rubato. James ottiene il lavoro al posto di Peter. Il suo primo compito è occuparsi di questi quattro nuovi ospiti appena arrivati. Ma vale la pena accogliere nell'hotel solo due di loro. Chi? La prima donna è un fantasma. Guarda i suoi piedi, sta levitando. E il quarto uomo è un ladro. Sta rubando la carta di credito dalla borsa della seconda persona. Quindi solo la seconda e la terza persona potranno essere ospitate. James va al ristorante per cenare. Il cuoco gli prepara un piatto pieno di sushi. Ma James non si è lavato le mani, quindi si alza per andare in bagno. Quando ritorna, vede che qualcuno ha mangiato un paio di cose dal suo piatto. Interroga tre sospettati. Gemma, un ospite, dice: tesoro, stai scherzando? Sono allergica al pesce. Tim, il cameriere, risponde: ero troppo occupato, ho preso un ordine dall'altra parte della sala e non ho guardato il suo tavolo, mi dispiace. Carl, il cuoco, dice: che peccato, avevo preparato il sushi solo per lei. Chi sta mentendo? Gemma, se è allergica a tutti i tipi di pesce, perché ha ordinato una aragosta? James va nel seminterrato dell'hotel per controllare il magazzino. Ecco come si presenta adesso. Ed ecco com'era stamattina. Riesci a vedere cosa manca? Due secchi, uno spazzolone e un accappatoio. James si perde nel seminterrato e trova tre porte per uscirne. Dietro ogni porta c'è una sorpresa. Un pagliaccio spaventoso dietro la prima, un lupo affamato dietro la seconda e la terza è piena di gas tossico. Qual è la via più sicura? La prima. Anche se il pagliaccio è spaventoso, chi ha detto che è pericoloso? C'è un'interruzione di corrente nella zona dell'hotel. Circa un'ora più tardi, alle 10 di sera, i tecnici finiscono di riparare il guasto e torna la corrente. James ritorna nella hall e incontra un ospite, Nancy. Sta piangendo perché qualcuno le ha rubato tutto il denaro e i gadget dalla stanza. James trova tre sospetti e fa loro una domanda. Che cosa hai fatto nell'ultima ora? Kim dice che si stava rilassando al ristorante e non ha niente a che fare con la rapina. Alex ha passato tutta la serata a sciare nello ski resort dell'hotel. E Robin è appena arrivata in città ed è stata un'impresa trovare l'hotel nel buio. Chi è il ladro? Alex, come si fa a sciare nel buio totale? James va a farsi una doccia. Trova tre saponette dell'hotel, ma solo una si può usare senza problemi. Riesce a indovinare quale? La prima saponetta è scaduta un sacco di tempo fa. Guarda la data, è stata fatta nel 1980. E c'è uno scorpioncino nascosto dietro la terza.
quindi James può usare solo la seconda saponetta. James decide di fare una camminata intorno all'hotel prima di andare a dormire. Purtroppo si perde in giardino e adesso deve uscire da questo pazzesco labirinto. Riesci ad aiutarlo? Questo è l'unico modo per trovare la via. Carl, il cuoco, sta preparando una zuppa unica seguendo la ricetta di sua nonna. Mescola tutti gli ingredienti eccetto l'ultimo. Improvvisamente un soffio di vento fa volare via la ricetta e il pezzo di carta va a finire nel fuoco del camino. Il cuoco è disperato, non ricorda l'ultimo ingrediente, ma sa per certo che è tra le spezie in cucina. E sa anche che la zuppa deve diventare arancione. Riesce ad aiutare Carl a finire la zuppa? Se mescoli rosso e giallo ottieni l'arancione. Ecco perché Carl deve aggiungere le spezie rosse e gialle. James legge le recensioni dell'hotel online. Lucy ha scritto: «Mi hanno dato una stanza con vista sul giardino, ma io volevo le montagne. Comunque il cibo è buonissimo». Giselle ha scritto: «Questo hotel è rumoroso e sporco, i tappeti nella hall sono macchiati, che schifo! Una stella!» Jessica ha scritto: «La scorsa notte ho visto un fantasma nella mia stanza, questo hotel è davvero infestato!» Una di queste recensioni è falsa. Quale? La seconda recensione è falsa. Non ci sono tappeti nella hall. Doris sta facendo una vacanza al mare con la sua amica Teresa. Una mattina le giovani donne decidono di sistemarsi vicino alla riva. Teresa va al bar a prendere una limonata, mentre Doris si tuffa in acqua. Quando Doris torna, vede che il suo smartphone, che aveva lasciato sul telo da mare, è sparito. «Ha visto il mio telefono?» chiede al vicino di ombrellone. «No, ho dormito tutto il tempo». In quel momento, Teresa torna con la limonata. Si guarda intorno e capisce subito dov'è il telefono di Doris. Chi l'ha preso? È stato il vicino. Prima dell'incidente, la paletta era sulla sua sinistra. Ora è sulla destra. Inoltre c'è un mucchio di sabbia sospetto. L'uomo deve aver nascosto il telefono sotto la sabbia, sperando di poterlo recuperare più avanti. Terry invita la sua amica Alice, che sta studiando per diventare un agente di polizia, a una festa organizzata dal suo amico Sean. Terry era preoccupato che ci potesse essere un ladro alla festa. Durante l'evento, Alice osserva attentamente, ma discretamente, gli ospiti. Alla fine della festa, dice a Terry chi è il ladro. Riesce a trovarlo? È il padrone di casa, Sean. All'inizio della festa, uno degli invitati aveva un orologio al polso e questa donna una bellissima collana. Ma alla fine della festa, l'orologio era al polso di Sean e la collana nel vaso di fiori. Il detective Carlson sta camminando per strada quando sente il rumore di vetri infranti. Si guarda intorno e vede una folla riunita vicino alla finestra di una gioielleria. Il proprietario, scioccato, è fuori. Il detective gli corre incontro. «È stato rubato qualcosa!» L'uomo dice che non ha ancora controllato, ma poi Carlson esclama: «Mi dispiace, ho un ladro da catturare!» e corre via. Cosa ha visto? La vetrina del negozio è stata rotta per distrarre la folla. Mentre le persone guardavano altrove, non si sono accorte del tizio che stava rubando un portafogli all'uomo in giacca e cravatta. All'inizio il portafogli era nella tasca dell'uomo. Ora il ladro si sta allontanando di corsa, con il portafogli in mano. La polizia sospetta da tempo che il signor Hall sia un contrabbandiere e che usi il suo yacht per il trasporto di merci illegali. Sanno con certezza che il carico che stanno cercando è sulla sua nave. Diversi agenti di polizia arrivano con un mandato di perquisizione al porto, dove è ormeggiato lo yacht del signor Hall. Ne esaminano ogni angolo, ma non trovano quello che cercano. Il signor Hall li congeda con soddisfazione. Improvvisamente, però, il poliziotto più giovane esclama: «So dov'è il carico!» Che cosa ha capito?
Il carico è sott'acqua, avvolto in una copertura protettiva e legato all'ancora. Guarda attentamente questi ragazzi. Uno di loro non vive da solo. Chi? L'uomo sulla destra ha due spazzolini da denti. Austin, un uomo d'affari, porta in ufficio dei documenti importanti, ma quello stesso giorno, a causa di una riunione, deve assentarsi per diverse ore. Chiede quindi a un suo collaboratore di fare attenzione a qualsiasi cosa sospetta. I suoi concorrenti potrebbero cercare di entrare nel suo ufficio per spiare i documenti. Quando torna, il segretario gli dice che tutto è stato tranquillo. Ma quando l'uomo si guarda intorno, si rende conto che qualcuno è stato nel suo ufficio. Il segretario ammette di essersi addormentato mentre Austin era via. Come ha fatto l'uomo a capire che qualcuno è entrato nel suo ufficio? Il globo sulla sua scrivania è girato nella direzione opposta. William, un uomo d'affari di successo, sta cenando in un ristorante costoso. Durante la cena esce per rispondere a una chiamata importante. Quando torna, la sua valigetta con soldi e documenti è sparita. Il ladro può essere solo un altro cliente. Una volta arrivata, la polizia interroga tutti i presenti nel ristorante. Karen dice che stava scrivendo un nuovo capitolo del suo libro. Paul dice che era in fila per andare in bagno. Donna aveva già pagato il caffè e si stava mettendo il cappotto. Robert, invece, era impegnato in una videochiamata con la sua ragazza. I detective non ci mettono molto a capire chi è il ladro. Riesce a individuarlo? Il ladro è Paul. Oltre a lui c'erano solo altri 4 ospiti nel ristorante ed erano tutti occupati. Come poteva esserci la fila per il bagno? La polizia è stata informata che uno dei criminali più ricercati, Carl Walker, sta per entrare nel paese. Secondo questa informazione, l'uomo arriverà in aereo. Purtroppo, la polizia sa molto poco di lui. È basso, porta gli occhiali e viaggia sotto falso nome. Il detective Adams va all'aeroporto. Arresta 4 persone che corrispondono alla descrizione. Sono il signor Lewis, il signor Relco, il signor Taylor e il signor Wilson. Guarda attentamente questi uomini e cerca di capire chi è il criminale. È il signor Relco. Il suo cognome è il cognome del criminale, Walker, ma a lettere invertite. Un detective è alla ricerca di un importante testimone. Senza di lui non sarà in grado di risolvere un caso complicato. L'unica cosa che sa è che il testimone è mancino. Guarda queste persone e aiuta il detective a scegliere la persona di cui ha bisogno. È la cameriera. Tiene il vassoio con la mano destra e serve le persone con la sinistra, la mano dominante. Guarda queste principesse e cerca di capire quale di loro è quella falsa. È la principessa sulla destra. I diademi delle principesse a sinistra e al centro hanno una lucentezza autentica. Si può vedere che sono fatti di metalli preziosi, ma il diadema della principessa di ghiaccio non brilla, è di plastica. Dopo un lungo viaggio, un uomo d'affari torna in ufficio. Scopre che degli importanti documenti sono scomparsi dalla sua scrivania. Chiama subito la polizia e un detective lo raggiunge a stretto giro. Dopo aver interrogato tutti i dipendenti, stila una lista con i nomi di 3 sospettati. Sono Emma la contabile, Sofia la receptionist e James il direttore delle vendite. Tutte queste persone sostengono di non essere entrate nell'ufficio dell'uomo d'affari. Il detective non ci mette molto a capire chi sta mentendo. Tu hai qualche idea? Il ladro è James. Entrambe le donne indossano tacchi alti, ma le impronte sul pavimento sono state lasciate da scarpe da ginnastica. Un'anziana signora chiama la polizia. Dice loro che qualcuno si è intrufolato in casa sua mentre lei dormiva. L'intruso ha portato via i soldi che teneva nascosti nella credenza della cucina. La donna è sicura che sia stato uno dei suoi vicini. La polizia interroga i vicini.
Tutti affermano di aver passato l'intera giornata a casa propria. Guarda le loro case e cerca di capire chi è il ladro. Rick mente. Non era a casa. La sua macchina è stata parcheggiata vicino casa dopo che la neve si è accumulata sul vialetto. Guarda attentamente queste persone. A chi appartiene questo cane? Il proprietario del cane è il tizio al centro. È l'unico che non sta cercando di accarezzare l'animale. Riesci a capire quante angurie ci sono in questa foto? Cinque. Gloria non ha superato l'esame di matematica. Per fortuna, la sua professoressa, una donna comprensiva, le propone un accordo. Se la ragazza risolverà tre indovinelli, avrà un buon voto. Naturalmente Gloria accetta. Il primo compito è capire la risposta dell'equazione. Riesce a risolverla? La risposta è 232. Gloria lo risolve velocemente e passa all'indovinello successivo. La studentessa vede dei numeri composti da fiammiferi. Quale dovrebbe essere l'ultimo numero? Dovrebbe essere 1. A ogni numero, i punti di unione tra i fiammiferi diminuiscono di 1. Infine, l'insegnante dà a Gloria delle palle da biliardo. Usane solo 3 per rendere vera questa equazione. Dopo un paio di minuti, Gloria capisce come fare. Cosa ha fatto? La ragazza ha ruotato il 9 e ha ottenuto un 6. Dopo ha preso le palle con il 13, l'11 e il 6, ottenendo 30. La prontezza di spirito di Gloria l'ha aiutata a superare il test. Si è intrappolato in una stanza priva di aperture. All'improvviso, la stanza inizia a riempirsi d'acqua. Controlli dappertutto, ma non riesci a trovare nessun modo per fermarla. Sai che gli aiuti stanno arrivando, ma non saranno da te prima di 5 minuti. Hai solo 2 minuti, dopodiché l'intera stanza sarà allagata. Ovviamente non puoi trattenere il respiro per 3 minuti. Hai 3 oggetti, ma solo uno può salvarti la vita. Cosa dovresti scegliere? Una cannuccia, una corda o un secchio vuoto? Dovresti optare per il secchio. Mettilo in testa. Creerà una sacca d'aria e sarai in grado di respirare per un paio di minuti fino all'arrivo dei soccorsi. Ti sei perso in un deserto. È buio, ma la luce della luna illumina i dintorni. A un certo punto vedi una torre, ma un mago malvagio sta guardando fuori dalla finestra. Ti dice: se vuoi salvarti la vita, risolvi il mio indovinello. Dimmi quanto è alta la torre. Ti guardi intorno, ma non vedi altro che diversi rami d'albero caduti a terra. Hai un orologio al polso e c'è la tua ombra a terra. Cosa puoi usare per capire quanto è alta la torre? La tua ombra ti aiuterà. Puoi confrontare la sua lunghezza con quella dell'ombra proiettata dalla torre. Poi, dato che conosci la tua altezza, puoi calcolare l'altezza della torre. Alcuni uccelli si sono appollaiati su degli alberi. Tutti hanno un albero per sé, tranne uno. Poi hanno cambiato posto. Adesso ci sono 2 uccelli sullo stesso albero e un albero è rimasto vuoto. Quanti uccelli alberi ci sono in tutto? Ci sono 4 uccelli e 3 alberi. Guarda queste 4 persone al supermercato. Riesci a indovinare chi sta per rubare un'anguria? È l'uomo con il pallone da calcio. Sembra reggere qualcosa di molto pesante. Deve essere l'anguria camuffata da pallone.
Ti svegli e ti trovi rinchiuso in una stanza senza finestre con una sola porta. Ti guardi attorno e noti un tavolo. Sul tavolo ci sono un biglietto, un coltello e diversi palloncini gonfi. Leggi il bigliettino. C'è scritto: per uscire di qui devi bucare un palloncino con un coltello, ma se il palloncino scoppia, starai qui per sempre. Cosa dovresti fare per riuscire ad aprire la porta nascosta? Sgonfiare uno dei palloncini, poi potrai facilmente bucarlo con un coltello. Stai camminando sulla spiaggia e vedi un orologio costoso nella sabbia. Sulla spiaggia ci sono soltanto 3 persone. A chi appartiene l'orologio? Questo ragazzo ha l'orologio in tasca. L'abbronzatura sul polso di questa ragazza non corrisponde alla forma dell'orologio. L'orologio deve essere di quest'anziana, allora. Hai un sacco pieno di chicchi di caffè. Devi usare tutto il caffè per riempire completamente altri 2 sacchi allo stesso modo. Come puoi fare? Metti un sacco vuoto dentro l'altro e li riempi con il caffè. 3 giovani uomini sono entrati in una caffetteria per prepararsi insieme per un esame. Arriva il cameriere e gli chiede: volete tutti un caffè? Il primo risponde: non lo so. Il secondo risponde: non lo so. E il terzo risponde: sì. Riesci a capire che cosa hanno ordinato i primi 2 ragazzi? Tutti i ragazzi hanno ordinato il caffè. Tutti lo volevano, ma i primi 2 non potevano sapere se sarebbe stata la scelta di tutti. Se i primi 2 non avessero preso il caffè, avrebbero semplicemente detto no. Quindi quando il terzo ha sentito la risposta dei suoi amici, ha capito che volevano il caffè. E siccome anche lui aveva voglia di prenderne una tazza, ha risposto sì. Per rispondere a questo indovinello, devi pensare fuori dagli schemi. 1 sta a 3 come 7 sta a 5 e 5 sta a 6. 3 è il numero magico. Riesci a capire lo schema? La parola 1 ha 3 lettere, la parola 7 ne ha 5, la parola 5 ne ha 6. Ma la parola 6 ha 3 lettere. E quindi si ritorna all'inizio, perché la prima parola e l'ultima hanno entrambe 3 lettere. Vincent è stato rinchiuso in una stanza senza finestre e un'unica grande porta. C'è un pannello con alcuni bottoni sulla sinistra e un altro con un indizio sulla destra. C'è anche un orologio sopra la porta. Quale bottone dovrebbe premere Vincent per uscire dalla trappola? Il triangolo verde. I numeri sul pannello rappresentano le ore. Se le connetti sul quadrante dell'orologio, avrai un triangolo. Aggiungi questo numero allo stesso numero e moltiplica il risultato per 4. Poi dividilo per 8 e otterrai di nuovo il primo numero. Di che numero si tratta? Può essere un numero qualsiasi. Prova per esserne sicuro. Guarda bene queste donne. Quale ti sembra bizzarra? Quella sulla destra. La donna sulla sinistra ha appena aggiunto del ketchup alla sua pasta, che ok, strano, ma... Guarda la torta che la donna sulla destra ha in mano. Si intravede uno smartphone nella torta. Che ci fa lì? È molto sospetto. La polizia ha bussato alla porta di Michael la sera tardi. Hanno un mandato di perquisizione. Accusano l'uomo di aver rubato una grande somma di denaro da un supermercato. Michael dice di non essere uscito di casa per tutto il giorno, ma uno dei poliziotti vede qualcosa nel soggiorno e arresta Michael. Che cosa ha visto? Guarda
guarda la data sullo scontrino sul tavolo. È la stessa del calendario, quindi Michael ha mentito sul fatto di non essere uscito di casa quel giorno. Guarda bene questi ragazzi, secondo te chi ha disegnato i graffiti? Il ragazzo sulla sinistra ha della vernice spray sulla felpa. La formica è a 5 cm da casa. A ogni passo copre metà della distanza dall'ingresso di casa. Quanti passi deve fare per arrivare a destinazione? La formica non raggiungerà mai l'ingresso perché ogni volta coprirà solo metà della distanza. Adesso prova a risolvere questi anagrammi. Ecco il primo. Ben qua, tic-tic. E batti 5. Il prossimo. No, ombreggi, puoi. Che cos'è? Un saluto, buon pomeriggio. Ora prova questo. Grandi, sporgersi. Grandi progressi. Adesso verifichiamo l'attenzione. Nessuno può indossare queste scarpe blu, sono tutte e due sinistre. E qui? Sembra che questo cavallo si trovi bene tra i canguri, ma non è il suo posto. Cosa c'è di sbagliato qui? Perché un fienile dovrebbe avere un camino? Mi sembra che in questa immagine manchi qualcosa. Ma cosa esattamente? L'autobus non ha gli specchietti laterali e nemmeno il tergicristallo. Il detective Lucas è stato chiamato per indagare su un incidente. Un'auto si è scontrata contro la vetrina di un negozio e ha rotto il vetro. Ci sono due sospetti, ma entrambi negano di essere coinvolti. Il detective Lucas non ci mette molto a capire chi è il colpevole. Hai la risposta? È il proprietario dell'auto blu. La trama dei suoi pneumatici è identica a quella di fronte al negozio. La detective Brown sta bevendo il suo caffè mattutino in un bar quando sente una brutta frenata e poi qualcuno gridare. Corre fuori e vede un uomo steso a terra. La sua bici è lì vicino. Vicino all'uomo c'è anche un'auto. La detective Brown aiuta il ciclista ad alzarsi. L'autista si avvicina. Il ciclista esclama: «Ha preso la mia bici con l'auto facendomi cadere!» Ma l'autista risponde: «L'ho visto perdere il controllo della bici dallo specchietto, sono sceso dall'auto per controllare». La detective ha subito capito chi sta mentendo. Riesci a capirlo anche tu? Stranamente l'auto non ha specchietti e tutta quella roba sul sedile posteriore blocca la visuale. Quindi non è possibile che l'autista abbia visto qualcosa dallo specchietto retrovisore. Sta mentendo? Un uomo che indossa un cappello, una bandana che gli copre il viso e degli occhiali da sole scuri ha rapinato una banca. La polizia ha fermato tre sospetti. Guardali bene e cerca di capire chi è il ladro. In genere le bandane si legano sotto le orecchie, ma in questo caso la bandana copre le orecchie del ladro. Probabilmente nasconde qualche tratto distintivo dell'uomo. Il ladro deve essere l'uomo con un orecchio solo. Quando Luisa entra in ufficio, nota che la sua collega Anna è davvero sconvolta.
È solo l'inizio della giornata, ma qualcuno le ha già rubato il portafogli. Solo chi lavora nell'azienda può entrare in quell'ufficio. Luisa interroga i colleghi. Maria, che lavora nell'IT, dice che stava aggiustando il computer di qualcuno. Jane, la segretaria, risponde che era al telefono con dei clienti. Andrew, il responsabile delle vendite, dice: «Sono appena rientrato da una riunione di 3 ore, sono esausto. Secondo te chi ha rubato il portafogli?» Andrew, la giornata lavorativa è appena cominciata. Com'è possibile che sia tornato da una riunione così lunga? James arriva in un bellissimo hotel infestato dai fantasmi in montagna. Incontra 3 persone nella hall: Gemma, Mike e Peter. Ognuno di loro dice di essere il manager dell'hotel. Puoi aiutare James a capire chi è il vero manager? Dai un'occhiata a Gemma, al badge con la foto di Mike, e in base al badge Mike è un addetto alle pulizie. Peter invece ha in mano un passaporto con la foto di Gemma, perciò lei è probabilmente un ospite. Quindi Peter è il vero manager dell'hotel. Peter dà a James la chiave e gli dice: «È il nostro attico, la stanza è tua se riesci a trovare il buco della serratura che corrisponde a questa chiave». Riesce ad aiutare James a svolgere questo compito? Il buco della serratura giusto è il terzo. James può scegliere fra 3 ascensori per salire nella sua stanza, ma solo uno di essi è sicuro. Quale suggerisci? C'è un fantasma nascosto nello specchio del primo ascensore e il terzo non ha un pavimento, quindi quello da scegliere è il secondo. James sta camminando nel corridoio e nota 3 strani particolari. Li vedi anche tu? Le porte non sono per niente in ordine di numero. Il quadro sul muro si muove e c'è un serpente nascosto dietro questa pianta. James entra nell'attico, ma immediatamente fugge via urlando. Perché? Delle mani invisibili stanno suonando il piano. James chiede a Peter di dargli un'altra stanza. Peter gli propone 3 opzioni. Quale deve scegliere James? Nella seconda stanza ci sono ragni tra le lenzuola. Nella terza stanza c'è un lupo mannaro nascosto sotto il letto. Quindi la prima stanza è la migliore. James disfa la valigia e finalmente fa una doccia. Poi ritorna nella stanza e scopre di essere stato derubato. Riesce a capire cosa è stato esattamente rubato? Una scatola di fiammiferi, dei lacci per scarpe e un libro. James è sconvolto perché tiene tutti i suoi soldi nel libro rubato. Chiama la polizia, ma non c'è linea. Allora decide di andare in macchina, ma rimane bloccato nel traffico. Riesce a capire quale auto deve muoversi per prima? La terza macchina si deve muovere per prima in retromarcia. Alla fine James riesce ad arrivare alla stazione di polizia. Vede 2 donne dietro le sbarre. Una di loro è la moglie della guardia. Riesce a capire quale? La seconda. Hanno dei ciondoli simili. Il detective Green ascolta la storia di James e si reca all'hotel. Trova 3 sospetti e fa loro un'unica domanda. Siete entrati nella stanza di James dopo di lui?
Mike risponde: «No, ho pulito quella stanza la mattina presto e non ci sono più entrato». Maya dice: «Sto nella stanza accanto e ho sentito James cantare nella doccia, ma non sono entrata nella sua stanza». E Peter risponde: «No, signore, sono stato nella hall tutto il tempo, non rischierei mai il mio lavoro per rubare un libro». Riesci a individuare il ladro? Peter, il detective Green, non ha mai detto cosa è stato rubato. James ottiene il lavoro al posto di Peter. Il suo primo compito è occuparsi di questi quattro nuovi ospiti appena arrivati. Ma vale la pena accogliere nell'hotel solo due di loro. Chi? La prima donna è un fantasma. Guarda i suoi piedi, sta levitando. E il quarto uomo è un ladro. Sta rubando la carta di credito dalla borsa della seconda persona. Quindi solo la seconda e la terza persona potranno essere ospitate. James va al ristorante per cenare. Il cuoco gli prepara un piatto pieno di sushi. Ma James non si è lavato le mani, quindi si alza per andare in bagno. Quando ritorna, vede che qualcuno ha mangiato un paio di cose dal suo piatto. Interroga tre sospettati. Gemma, un ospite, dice: «Tesoro, stai scherzando? Sono allergica al pesce». Tim, il cameriere, risponde: «Ero troppo occupato, ho preso un ordine dall'altra parte della sala e non ho guardato il suo tavolo, mi dispiace». Carl, il cuoco, dice: «Che peccato, avevo preparato il sushi solo per lei». Chi sta mentendo? Gemma, se è allergica a tutti i tipi di pesce, perché ha ordinato una aragosta? James va nel seminterrato dell'hotel per controllare il magazzino. Ecco come si presenta adesso. Ed ecco com'era stamattina. Riesci a vedere cosa manca? Due secchi, uno spazzolone e un accappatoio. James si perde nel seminterrato e trova tre porte per uscirne. Dietro ogni porta c'è una sorpresa. Un pagliaccio spaventoso dietro la prima, un lupo affamato dietro la seconda e la terza è piena di gas tossico. Qual è la via più sicura? La prima. Anche se il pagliaccio è spaventoso, chi ha detto che è pericoloso? C'è un'interruzione di corrente nella zona dell'hotel. Circa un'ora più tardi, alle 10 di sera, i tecnici finiscono di riparare il guasto e torna la corrente. James ritorna nella hall e incontra un ospite, Nancy. Sta piangendo perché qualcuno le ha rubato tutto il denaro e i gadget dalla stanza. James trova tre sospetti e fa loro una domanda. Che cosa hai fatto nell'ultima ora? Kim dice che si stava rilassando al ristorante e non ha niente a che fare con la rapina. Alex ha passato tutta la serata a sciare nello ski resort dell'hotel. E Robin è appena arrivata in città ed è stata un'impresa trovare l'hotel nel buio. Chi è il ladro? Alex, come si fa a sciare nel buio totale? James va a farsi una doccia. Trova tre saponette dell'hotel, ma solo una si può usare senza problemi. Riesce a indovinare quale? La prima saponetta è scaduta un sacco di tempo fa. Guarda la data, è stata fatta nel 1980. E c'è uno scorpioncino nascosto dietro la terza. Quindi James può usare solo la seconda saponetta. James decide di fare una camminata intorno all'hotel prima di andare a dormire. Purtroppo si perde in giardino e adesso deve uscire da questo pazzesco labirinto. Riesci ad aiutarlo? Questo è l'unico modo per trovare la via.
Carl, il cuoco, sta preparando una zuppa unica seguendo la ricetta di sua nonna. Mescola tutti gli ingredienti eccetto l'ultimo. Improvvisamente un soffio di vento fa volare via la ricetta e il pezzo di carta va a finire nel fuoco del camino. Il cuoco è disperato, non ricorda l'ultimo ingrediente, ma sa per certo che è tra le spezie in cucina. E sa anche che la zuppa deve diventare arancione. Riesce ad aiutare Carl a finire la zuppa? Se mescoli rosso e giallo ottieni l'arancione. Ecco perché Carl deve aggiungere le spezie rosse e gialle. James legge le recensioni dell'hotel online. Lucy ha scritto: mi hanno dato una stanza con vista sul giardino, ma io volevo le montagne. Comunque il cibo è buonissimo. Giselle ha scritto: questo hotel è rumoroso e sporco, i tappeti nella hall sono macchiati, che schifo! Una stella! Jessica ha scritto: la scorsa notte ho visto un fantasma nella mia stanza, questo hotel è davvero infestato! Una di queste recensioni è falsa. Quale? La seconda recensione è falsa. Non ci sono tappeti nella hall. Vincent è stato rinchiuso in una stanza senza finestre e con soltanto una porta blindata. Sulla sua sinistra c'è un pannello con diversi pulsanti e a destra un altro con un suggerimento. Sopra la porta c'è un orologio. Quale pulsante dovrebbe premere Vincent per uscire dalla trappola? Il triangolo verde. I numeri sul pannello rappresentano le ore. Se li colleghi insieme sul quadrante dell'orologio, otterrai un triangolo. La porta si apre e Vincent entra in un corridoio scarsamente illuminato e vede un'altra porta, ma questa volta sia la serratura che la chiave sono appese insieme sulla stessa catena. Ma dopo aver esaminato la situazione per un paio di secondi, il ragazzo capisce che non sarebbe mai uscito in questo modo. Perché? La chiave non corrisponde alla serratura, quindi non riuscirà mai ad aprirla. Vincent deve cercare un'altra via di fuga. Poi, in un angolo buio, Vincent nota un tavolo. Sopra ci sono un pezzo di carta, un coltello e diversi palloncini gonfiati. Vincent prende il foglio, è un biglietto. Per uscire di qui devi bucare un palloncino con il coltello, ma se il palloncino perde aria o scoppia, rimarrai qui per sempre. Vincent ci riflette sopra, poi fa qualcosa e una porta nascosta nella parete si apre. Cosa ha fatto? Ha fatto uscire l'aria da uno dei palloncini, solo dopo lo ha perforato con il coltello. Il detective Marcus e un altro passante sono diventati testimoni di un incidente d'auto. Un uomo viene investito da un minivan, viene buttato a terra e sviene. Marcus si precipita al bar più vicino per chiamare un'ambulanza. Quando torna, il passante gli dice che l'uomo si è girato sulla schiena, ma che non è tornato in sé. Dopo aver guardato la scena per un paio di secondi, il detective gli dice: faresti meglio a restituire tutto quello che hai rubato a quest'uomo. Perché gli ha detto così? Quando hanno visto l'uomo per la prima volta, la giacca aveva un solo bottone abbottonato, ma ora sono due. Il passante deve aver aperto la giacca per cercare il portafoglio e l'ha riabbottonata. Guarda questa immagine e cerca di capire chi è un alieno travestito. È il ragazzo con la maglietta gialla, sta mangiando una banana ma non l'ha sbucciata. Probabilmente è la prima volta che vede questo frutto. Tre famosi detective sono andati in un bar per discutere di un caso. Il cameriere si è avvicinato e ha chiesto: volete tutti un caffè? Il primo detective ha detto: non lo so. Il secondo detective ha risposto: non lo so. E il terzo detective ha detto: sì. Sai cosa hanno ordinato i primi due detective? Tutti i detective hanno ordinato il caffè. Ognuno di loro voleva berlo, ma i primi due non potevano sapere che lo avrebbero voluto tutti.
Se i primi due detective non avessero voluto il caffè, avrebbero semplicemente detto no. Quindi quando il terzo detective ha sentito le risposte dei suoi colleghi, ha capito che tutti volevano il caffè. E poiché lo voleva anche lui, ha detto sì. Ralph, Willy, Amber e Grace sono in una stanza del museo. Qualche ora prima qualcuno ha rubato un oggetto di inestimabile valore. Ralph, Willy e Amber affermano di non avere nulla a che fare con il crimine, ma il detective non gli crede. Vengono tutti arrestati e portati alla stazione di polizia. Solo Grace, che non ha risposto alla domanda, è libera di andarsene. Perché? Grace è l'investigatrice. Janice stava bevendo il suo caffè mattutino in un bar quando ha sentito un'auto che si è fermata di colpo e poi delle forti urla. È corsa fuori e ha visto un ciclista a terra e un'auto ferma nelle vicinanze. Il ciclista non sembrava ferito e Janice lo ha aiutato a rialzarsi. Poi l'automobilista si è avvicinato. Il ciclista ha indicato l'uomo. Ha colpito la mia bici con la sua macchina e mi ha fatto cadere. Ma l'autista ha detto: l'ho visto mentre perdeva il controllo della bici dallo specchietto. Poi è caduto a terra e ho fermato la macchina per andare a controllare. Janice ha subito capito chi sta mentendo. Tu l'hai capito? L'auto non ha gli specchietti laterali, ci sono anche molte cose sul sedile posteriore che bloccano la visuale. Quindi l'autista non avrebbe potuto vedere dallo specchietto retrovisore. È lui che sta mentendo. Un ricco uomo d'affari era famoso perché portava sempre un cappello bianco. Ma un giorno è andato in ufficio con della frutta in testa. I suoi dipendenti erano scioccati, ma non hanno osato dire nulla. La situazione si è ripetuta anche il giorno dopo. E poi, il terzo giorno, la segretaria dell'uomo d'affari si è fatta coraggio e gli ha chiesto cosa stesse succedendo. L'uomo le ha risposto: «Ah, è perché ho perso una scommessa. Non ho ancora pagato pegno, però. Non ordinarmi il pranzo oggi». Cosa doveva fare l'uomo d'affari per pagare pegno? Quando ha fatto la scommessa ha detto: «Se perdo, mi mangerò il cappello». Il detective Mark Darsen sospettava che un uomo avesse commesso un crimine, così ha deciso di sorvegliare la sua casa. Vicino alla casa c'era un artista che stava sistemando il suo cavalletto. Apparentemente voleva disegnare la casa del criminale. A un certo punto, l'investigatore è dovuto andare alla stazione di polizia. Ha chiesto alla ragazza di chiamarlo se avesse visto qualcuno entrare o uscire dalla casa. Lei ha consentito. In serata Mark è tornato sul posto e l'artista gli ha detto che non aveva visto nessuno. Il detective ha subito capito che stava mentendo. Come ha fatto a capirlo? Quando se n'è andato, tutte le finestre della casa erano chiuse, ma nel disegno della ragazza le finestre sono tutte aperte. Significa che qualcuno è entrato mentre Mark era via. Guarda questa foto e cerca di capire chi è Ben. Ben è il ragazzo che cerca qualcosa sul pavimento. È l'unico a non indossare le scarpe. Eh sì, perché sono ancora nel suo armadietto. Hai un sacco pieno di chicchi di caffè. Devi utilizzare questo caffè per riempire fino all'orlo altri due sacchi della stessa dimensione. Come puoi riuscirci? Metti un sacco vuoto nell'altro e riempili di caffè. Una grossa somma di denaro è stata rubata dalla cassaforte del signor Green. La polizia sospetta di Alan, ma il ragazzo gli dice: «Non so niente di casseforti o di come aprirle, sono un semplice fabbro». Il detective non gli crede e chiede ad Alan di dimostrarglielo. Dà al ragazzo un compito inerente al suo lavoro. Se ci riesce, allora dice la verità. Ad Alan dà 5 catene diverse, ogni catena ha 3 anelli. Il detective chiede al ragazzo di creare una sola catena, ma può separare e combinare solo 3 anelli. Dopo pochissimo tempo, Alan finisce il compito assegnatogli e viene rilasciato. Come ha fatto? Alan ha separato 3 anelli di una catena e li ha usati per collegare le restanti 4 catene. Riesci a muovere un solo fiammifero per fare un quadrato? T
Tira su questo fiammifero ed ecco un quadrato perfetto. Il signor Bernard, un famoso inventore, abitava al sesto piano di un condominio. Dopo lunghi mesi di lavoro è finalmente riuscito a creare una macchina del tempo. Ha preparato un sacco di cibo, acqua e altre cose necessarie per testare la sua invenzione. Ha impostato un timer in modo che la macchina lo riportasse indietro di 500 anni. Il signor Bernard stava per premere start quando ha avuto un'illuminazione. Ha preso il meccanismo e lo ha portato nel garage che era al piano terra. Perché? In questo modo l'inventore non si sarebbe fatto male. 5 secoli fa non esistevano edifici così alti. Sarebbe semplicemente caduto nel vuoto dal sesto piano. Guarda bene questi ragazzi. Uno di loro ha mentito quando ha detto che non aveva dipinto la faccina verde sorridente sulla staccionata. Chi è? È il ragazzo a sinistra. Guarda la mano sinistra. Anche se è in tasca, si vede della vernice verde. Bruce stava camminando su una spiaggia quando ha trovato una bottiglia di vetro. Sembrava antica e il ragazzo ha perso molto tempo per cercare di aprirla. Alla fine ci è riuscito. Con suo grande stupore, un genio è uscito dalla bottiglia. Esaudirò 3 desideri, ma non ti è permesso desiderare altri desideri. Bruce ha accettato, ma è comunque riuscito a ottenere altri desideri. Come ha fatto? Il suo primo desiderio fu che il genio gli permettesse di chiedere altri desideri. Degli uccelli sono atterrati su alcuni alberi, un uccello per ogni albero, ma uno di loro non aveva un albero dove posarsi. Poi si sono messi in 2 per ogni albero e un albero è rimasto libero. Quanti uccelli e quanti alberi ci sono? Ci sono 4 uccelli e 3 alberi. Il detective Hall, uno dei detective più talentuosi dell'agenzia, ha usato la sua chiave codificata ed è entrato in un appartamento dove erano nascosti dei documenti segreti. Per aiutarlo a trovarli, il suo assistente, il signor Clark, aveva lasciato un biglietto criptato con l'esatta posizione dei documenti. Andava così. Il detective Hall ha decifrato il messaggio e ha trovato i documenti. Dove erano nascosti? Il biglietto dice: in ufficio sotto il tappeto. Il detective si limitò a leggerlo al contrario e ignorò gli spazi tra le parole. Alcuni uccelli si sono appollaiati su degli alberi. Tutti hanno un albero per sé, tranne uno. Poi hanno cambiato posto. Adesso ci sono 2 uccelli sullo stesso albero e un albero è rimasto vuoto. Quanti uccelli e alberi ci sono in tutto? Ci sono 4 uccelli e 3 alberi. Guarda queste 4 persone al supermercato. Riesci a indovinare chi sta per rubare un'anguria? È l'uomo con il pallone da calcio. Sembra reggere qualcosa di molto pesante. Deve essere l'anguria camuffata da pallone. Ti svegli e ti trovi rinchiuso in una stanza senza finestre con una sola porta. Ti guardi attorno e noti un tavolo. Sul tavolo ci sono un biglietto, un coltello e diversi palloncini gonfi. Leggi il bigliettino. C'è scritto: per uscire di qui devi bucare un palloncino con un coltello, ma se il palloncino scoppia, starai qui per sempre. Cosa dovresti fare per riuscire ad aprire la porta nascosta? Sgonfiare uno dei palloncini. Poi potrai facilmente bucarlo con un coltello. Stai camminando sulla spiaggia e vedi un orologio costoso nella sabbia. Sulla spiaggia ci sono soltanto 3 persone. A chi appartiene l'orologio? Questo ragazzo ha l'orologio in tasca. L'abbronzatura sul polso di questa ragazza non corrisponde alla forma dell'orologio. L'orologio deve essere di quest'anziana, allora.
Hai un sacco pieno di chicchi di caffè. Devi usare tutto il caffè per riempire completamente altri due sacchi allo stesso modo. Come puoi fare? Metti un sacco vuoto dentro l'altro e li riempi con il caffè. Tre giovani uomini sono entrati in una caffetteria per prepararsi insieme per un esame. Arriva il cameriere e gli chiede: «Volete tutti un caffè?» Il primo risponde: «Non lo so». Il secondo risponde: «Non lo so». E il terzo risponde: «Sì». Riesci a capire che cosa hanno ordinato i primi due ragazzi? Tutti i ragazzi hanno ordinato il caffè. Tutti lo volevano, ma i primi due non potevano sapere se sarebbe stata la scelta di tutti. Se i primi due non avessero preso il caffè, avrebbero semplicemente detto no. Quindi quando il terzo ha sentito la risposta dei suoi amici, ha capito che volevano il caffè. E siccome anche lui aveva voglia di prenderne una tazza, ha risposto sì. Per rispondere a questo indovinello, devi pensare fuori dagli schemi. 1 sta a 3 come 7 sta a 5 e 5 sta a 6. 3 è il numero magico. Riesci a capire lo schema? La parola 1 ha 3 lettere, la parola 7 ne ha 5, la parola 5 ne ha 6. Ma la parola 6 ha 3 lettere. E quindi si ritorna all'inizio, perché la prima parola e l'ultima hanno entrambe 3 lettere. Vincent è stato rinchiuso in una stanza senza finestre e un'unica grande porta. C'è un pannello con alcuni bottoni sulla sinistra e un altro con un indizio sulla destra. C'è anche un orologio sopra la porta. Quale bottone dovrebbe premere Vincent per uscire dalla trappola? Il triangolo verde. I numeri sul pannello rappresentano le ore. Se le connetti sul quadrante dell'orologio, avrai un triangolo. Aggiungi questo numero allo stesso numero e moltiplica il risultato per 4. Poi dividilo per 8 e otterrai di nuovo il primo numero. Di che numero si tratta? Può essere un numero qualsiasi. Prova per esserne sicuro. Guarda bene queste donne. Quale ti sembra bizzarra? Quella sulla destra. La donna sulla sinistra ha appena aggiunto del ketchup alla sua pasta, che ok, strano, ma... Guarda la torta che la donna sulla destra ha in mano. Si intravede uno smartphone nella torta. Che ci fa lì? È molto sospetto. La polizia ha bussato alla porta di Michael la sera tardi. Hanno un mandato di perquisizione. Accusano l'uomo di aver rubato una grande somma di denaro da un supermercato. Michael dice di non essere uscito di casa per tutto il giorno, ma uno dei poliziotti vede qualcosa nel soggiorno e arresta Michael. Che cosa ha visto? Guarda la data sullo scontrino sul tavolo. È la stessa del calendario, quindi Michael ha mentito sul fatto di non essere uscito di casa quel giorno. Guarda bene questi ragazzi, secondo te chi ha disegnato i graffiti? Il ragazzo sulla sinistra ha della vernice spray sulla felpa. La formica è a 5 cm da casa. A ogni passo copre metà della distanza dall'ingresso di casa. Quanti passi deve fare per arrivare a destinazione? La formica non raggiungerà mai l'ingresso perché ogni volta coprirà solo metà della distanza. Adesso prova a risolvere questi anagrammi. Ecco il primo. Ben qua, tic-tic. E batti 5. Il prossimo.
No, ombreggi, puoi. Che cos'è? Un saluto, buon pomeriggio. Ora prova questo. Grandi, sporgersi. Grandi progressi! Adesso verifichiamo l'attenzione. Nessuno può indossare queste scarpe blu. Sono tutte e due sinistre. E qui? Sembra che questo cavallo si trovi bene tra i canguri, ma non è il suo posto. Cosa c'è di sbagliato qui? Perché un fienile dovrebbe avere un camino? Mi sembra che in questa immagine manchi qualcosa. Ma cosa esattamente? L'autobus non ha gli specchietti laterali e nemmeno il tergicristallo. Il detective Lucas è stato chiamato per indagare su un incidente. Un'auto si è scontrata contro la vetrina di un negozio e ha rotto il vetro. Ci sono due sospetti, ma entrambi negano di essere coinvolti. Il detective Lucas non ci mette molto a capire chi è il colpevole. Hai la risposta? È il proprietario dell'auto blu. La trama dei suoi pneumatici è identica a quella di fronte al negozio. La detective Brown sta bevendo il suo caffè mattutino in un bar quando sente una brutta frenata e poi qualcuno gridare. Corre fuori e vede un uomo steso a terra. La sua bici è lì vicino. Vicino all'uomo c'è anche un'auto. La detective Brown aiuta il ciclista ad alzarsi. L'autista si avvicina. Il ciclista esclama: «Ha preso la mia bici con l'auto facendomi cadere!» Ma l'autista risponde: «L'ho visto perdere il controllo della bici dallo specchietto, sono sceso dall'auto per controllare». La detective ha subito capito chi sta mentendo. Riesci a capirlo anche tu? Stranamente l'auto non ha specchietti e tutta quella roba sul sedile posteriore blocca la visuale. Quindi non è possibile che l'autista abbia visto qualcosa dallo specchietto retrovisore. Sta mentendo? Un uomo che indossa un cappello, una bandana che gli copre il viso e degli occhiali da sole scuri ha rapinato una banca. La polizia ha fermato tre sospetti. Guardali bene e cerca di capire chi è il ladro. In genere le bandane si legano sotto le orecchie, ma in questo caso la bandana copre le orecchie del ladro. Probabilmente nasconde qualche tratto distintivo dell'uomo. Il ladro deve essere l'uomo con un orecchio solo. Quando Luisa entra in ufficio, nota che la sua collega Anna è davvero sconvolta. È solo l'inizio della giornata, ma qualcuno le ha già rubato il portafogli. Solo chi lavora nell'azienda può entrare in quell'ufficio. Luisa interroga i colleghi. Maria, che lavora nell'IT, dice che stava aggiustando il computer di qualcuno. Jane, la segretaria, risponde che era al telefono con dei clienti. Andrew, il responsabile delle vendite, dice: «Sono appena rientrato da una riunione di 3 ore, sono esausto». Secondo te chi ha rubato il portafogli? Andrew! La giornata lavorativa è appena cominciata. Com'è possibile che sia tornato da una riunione così lunga?